Buonasera, eccomi Buonasera. in compagnia di Emanuela Scarponi, che è una praticante giornalista, scrittrice, viaggiatrice, amante dell'Africa. Sì, buonasera a tutti, grazie. Adesso io, che ho già detto troppo, ti lascio la parola, poi intervengo, va bene? Tu prima mi facevi vedere il tuo ultimo libro. Allora, questo è il libro che ho appena finito di tradurre in inglese. Di Peter Jordan. Alza un pochino il libro. Ecco, ho appena finito di tradurre questo libro bellissimo sull'Africa australe di Peter Johannessen, che io ho conosciuto in relazione alla mia esperienza avuta in Namibia e sul mio libro che ho scritto concernente le popolazioni incontrate in Namibia nel 94, la prima volta che ci sono stata, e adesso con grande orgoglio devo dire Peter Johannessen, che è console onorario di Namibia, nonché nipote del famoso Amundsen, esploratore dell'Artico, mi ha consegnato questo regalo da realizzare e ho appena oggi finito di tradurre tutto il suo libro, che è scritto nel 2004 con la collaborazione di Overland e concerne l'Africa australe. E Overland fece un viaggio fisico insieme a Peter e a Luisa Sorbon, che è una giornalista italiana della Lombardia, e per tutta l'Africa australe, partendo da, ecco, questa è la sua dedica. Alzalo un po', alzalo un po'. Ah, ecco, un altro po'. Ok, aspetta un attimo che facciamo una foto. Aspetta, alza un altro po' perché non si vede la firma. Ok, perfetto. E questo è il libro che parla del suo viaggio con Overland, con un caravan, partendo da Città del Capo, fin tutto il Sudafrica verso il nord, e poi entrando nello Zimbabwe, entrando fino alle cascate Vittoria e riscendendo giù in Botswana, incontrando i Boschimani, i Bushman, e poi fino in Namibia. Quindi abbiamo una visione generale di tutta l'Africa australe, il sud del continente dell'Africa, e paesi che io conosco anche. Infatti, quello che ti, scusa se ti interrompo, trovare te come traduttrice, diciamo, è come se uno giocasse in casa, perché ecco, c'è il tuo gatto dietro, non si vede, bello. Sei venuto a fare una visitina. E nel senso che tu traduci, però sai, conosci i posti, per cui è una traduzione dal vivo, no? È come se tu ti trovassi pure tu facendo, diciamo, insieme a chi ha scritto, facendo questi viaggi. Sì, infatti è assolutamente, come si dice, come potrei dire, assolutamente interessante che si possa mettere insieme il libro suo con il mio, perché insieme dà un'idea più ricca di tutta l'Africa australe e dei vari paesi e delle varie popolazioni. Il mio libro concerne prevalentemente le popolazioni incontrate in Namibia. Tra l'altro, qui vedete le immagini bellissime. Alza un pochino perché siete solo la parte superiore. Eh sì, ecco, la zebra, la giraffa. Complementari, ecco, la parola giusta è complementari. Questo è un viaggio anche storico, nel senso che Peter Johannessen cosa fa? Racconta la storia dell'Africa australe. Dai primi esploratori in poi. Quindi è molto bello perché non ci sono grossi punti di riferimento per parlare di storia dell'Africa, per parlare di Sì, geopolitica sì. dell'Africa. E tant'è che io penso, io ho detto a Peter Alza che un po' questa immagine, alzala un po'. Bella quella donna con tutte le fasce. sì, queste sono in Sudafrica, no? Sono della stessa etnia di Nelson Mandela. Quindi noi passiamo, vedete, come potete vedere qua, i colori brillanti e colorati degli africani e dei costumi loro. E qua invece la storia dell'Europa, la storia dei,
dei bianchi. Alza un po', ecco, chi sono quei personaggi? C'è Cecil Rhodes, ecco qua. Coloro che Paul Kruger, cioè tutti coloro che hanno reso l'Africa moderna oggi, perché in un modo o nell'altro sono riusciti poi, superata l'apartheid in Sudafrica, a costruire un mondo moderno che arriva poco, diciamo, proprio in Europa. Il problema, infatti, del mondo occidentale è che non conosce molto bene l'Africa attuale, che sta crescendo sempre più, e noi non lo sappiamo. Questo è il problema principale di tutta, proprio della conoscenza di questo continente. Ecco, vedete quanto sono belle? Io utilizzo belle, quelle montagne, bellissime. Le Stellenbosch. Alza sempre un po', alza sempre un po'. Queste, bellissime, sì. Ed è la, diciamo, si trova intorno a Città del Capo, è la zona dei vigneti. E che cosa hanno fatto in Sudafrica quando sono arrivati gli europei? Hanno coltivato i vini europei, francesi, chardonnay e vari, e li hanno ricreati. Quindi hanno ricreato il loro mondo in questo paese, il Sudafrica, che è il più moderno di tutti i paesi dell'Africa in realtà, e li guida un po', diciamo, e anche il più occidentale in assoluto, con un clima che è come quello dell'Italia. Si sta benissimo, è molto temperato. E i vini come sono? Buoni come i nostri o più buoni? I vini sono, certo, questi hanno riprodotto gli stessi vini francesi, riuscendoci pienamente, oltre ad avere molti diamanti, che a noi sono molto... Quelli ce l'abbiamo noi, neanche petrolio ci abbiamo, niente. Mano a mano, in questo prendo l'occasione per descrivere questi paesi attraverso queste foto. Ecco, qui potete vedere ancora altre fotografie di queste che hanno utilizzato professionisti molto più importanti di me, diciamo. E ecco, Paul Kruger è stato lui uno dei primi a creare l'Africa moderna. Avremo modo di riparlare di questi argomenti capitolo per capitolo, magari nella nostra sede, e invitando gli autori del libro e anche altri provenienti dallo stesso Sudafrica e dagli stessi paesi di cui si parla nel libro, e costoro sono riusciti a istituire, a realizzare, a creare l'Africa moderna. Ecco, Petter Johannesen, che è molto amico di San Nujoma, cioè il presidente della Namibia in senso generale, perché ha 90 anni ed è stato sostituito, lui ha nominato un'altra persona al suo posto, ma di fatto è l'emblema ancora della libertà della Namibia nel 1990, sradicando di fatto l'apartheid che ancora era vigente in Sudafrica e realizzando quindi il sogno dell'indipendenza di questo paese. Petter aiuta San Nujoma a realizzare questa indipendenza e addirittura lo consiglia nella redazione della dichiarazione di indipendenza dal Sudafrica. Quindi cosa vuole lui? Lui vuole che si sappia che l'Africa è diventata moderna e spinge tutti a conoscerne le grandi qualità. Questo è diciamo, l'emblema di tutti gli africanisti, di tutti coloro che si interessano di Africa, ma in particolare coloro che pensano che, diciamo, da una situazione di arretratezza, tra virgolette, come lo considerano molti occidentali, visti anche ancora gli atteggiamenti che si hanno in questi giorni negli Stati Uniti nei confronti di africani o comunque di persone di colore, in realtà l'Africa è fonte di grandi ricchezze e di grandi potenzialità. E quindi in ogni capitolo che presenta uno stato dell'Africa australe, Petter che cosa fa? Spiega le risorse anche economiche, essendo lui un economista,
e parla di volta in volta, oltre che di queste bellissime fotografie che si vedono dei Bushmen, questi... Alza un po', alza un po'. Questi sono i Bushmen, che sono 90.000 ormai in tutta l'Africa australe, e probabilmente sono in assoluto la popolazione più antica dell'Africa, ma probabilmente anche del mondo, poiché l'uomo è nato in Africa, come noi sappiamo, cioè l'Usi, che è l'Australopithecus afarensis, ritrovata, i cui resti sono stati ritrovati in Etiopia nel 1978 dalle basi della scienza antropologica e anche, per cui si capisce, da qui nasce la teoria secondo la quale l'uomo nasce in Africa. Poi, a causa della desertificazione degli ambienti e delle aree retrostanti, cosa succede? L'uomo si sposta e va verso il Medio Oriente, verso l'Oriente, seguendo gli animali in cerca di cibo. Ma l'Australopithecus afarensis è il primo bipede della storia del mondo, cioè cammina su due zampe e cerca di raccogliere la frutta, il cibo da mangiare per sopravvivere. Questa è la differenza. E ecco qua. I Bushmen sono particolari per la loro lingua arcaica, fatta di sette suoni onomatopeici che riproducono il verso degli uccelli o degli animali, per cui quando si sentono parlare sono assolutamente incredibili, cioè non hanno parole queste popolazioni quando parlano, utilizzano i suoni stessi che trovano in natura. Miriam Makeba scrive una canzone che si chiama The Click Song, cioè la lingua click, che è la loro lingua ed è una lingua arcaica. Questi Bushmen, che vengono studiati dal 1950 dagli scienziati inglesi, sono praticamente la testimonianza di una presenza in Africa dell'uomo pre-negritica, cioè sono loro abitano l'Africa australe dal prima del 2500 avanti Cristo e producono delle pitture rupestri splendide. Allora, bellissimo. bene, no? Io ho realizzato un documentario sui Bushman che si può trovare anche su YouTube, molto interessante. C'è tutta la traduzione di un incredibile, di un Bantu, di un uomo, di una guida Bantu che parla click e parla inglese, cioè i Bushmen ancora oggi non parlano inglese e vivono nella parte più interna del deserto del Kalahari, perché sono stati cacciati prima dai Bantu, uomini neri molto molto alti e robusti, e poi dai bianchi dal Sudafrica. Costoro non si sono mai sottomessi alla schiavitù e sono scappati, hanno preferito scappare nel deserto del Kalahari, che è un deserto molto molto arido, dove appunto nessuno voleva andare, e sono sopravvissuti fino a noi. Però con la loro libertà, insomma, rimanendo un popolo libero. Sì, un popolo libero, ma anche con i loro valori fondamentali, perché oggi cosa fanno i Bushmen? Poiché questi, specialmente in Namibia, sono stati chiusi, sono state privatizzate le terre, e quindi ci sono delle recinzioni. Il problema è che i Bushmen, essendo nomadi, non possono più circolare e andare a caccia. Questo provoca un grande problema di sopravvivenza di questa popolazione nomade. E cosa fanno allora questi? Insegnano a chiunque voglia, se si riesce ad incontrarli, come sopravvivere nel deserto del Kalahari con mezzi di sussistenza incredibili che noi non ci aspetteremo mai di conoscere. E così capiamo anche come l'uomo piccolo, rispetto al leone della savana, ad esempio, riesce a vincere invece il leone.
e sopravvivere e crescere ed arrivare fino a oggi come siamo. E continua, questa è la, questo è tutto lo sviluppo dell'industria mineraria con la produzione dei diamanti, con la produzione dei diamanti, dunque, che si possono trovare sia in Africa, sia in Botswana, e anche in Namibia prevalentemente. In questi tre paesi si possono trovare i diamanti più belli del mondo. Non a caso De Beers, un diamante per sempre, facciamo la pubblicità, ha sede proprio in Namibia, ci sono proprio, e in questo libro Peter racconta tutta la storia dei De Beers, chi sono e cosa hanno fatto per scoprire i diamanti in questo paese, la Namibia in particolare. Ed è interessante perché è stata una corsa alta. Togli il libro, no, no, adesso mettilo giù, sì, perché sennò si copriva. Una corsa alla, come una sorta di Far West, cioè gli europei salpano dal, in particolare dal nord Europa, dall'Olanda e prevalentemente dalla Francia, scendono in nave fino all'Africa australe, fino a Città del Capo, cioè Capo di Buona Speranza, che era stato da poco scoperto dopo la circumnavigazione dell'Africa, raggiungono queste nuove terre in cerca di fortuna, dopo guerre e fame vissute in Europa, in questi paesi, e quindi affrontano il mare in tempesta per raggiungere Città del Capo, Capo di Buona Speranza, e sorpassando un altro territorio famoso della Namibia che si chiama Skeleton Coast, cioè la costa degli scheletri, dove appunto tutte queste navi avevano problemi ad attraccare a causa della corrente fredda del Benguela che arrivava dal Polo Sud e che permette l'esistenza in questi latitudini dei pinguini e delle foche. È incredibile perché in Namibia riusciamo a trovare anche questo tipo di animali, oltre che all'interno animali invece esotici, i Big Five sarebbero, come le giraffe, gli elefanti, i leoni, i rinoceronti e così via. Andiamo avanti? Se no io direi di parlare un po' anche di te, che tu su Facebook, è bellissimo il libro, magari poi facciamo una cosa specificamente sul libro. Tu su Facebook ti chiami Romana Africana. Parlami un attimo del tuo amore per l'Africa, che tu ce l'hai da sempre tu ami l'Africa. Io mi sono seguito le orme del mio professore quando studiavo lingue e letterature straniere. E il mio professore parlava di letteratura africana in lingua inglese e quindi io ho seguito le sue tracce, specializzandomi in letteratura africana in lingua inglese con la tesi su Bole Soyinka. Bole Soyinka è uno scrittore nigeriano di lingua inglese che nel 1986 vince il premio Nobel letteratura. E io riesco ad intervistarlo, avevo 22 anni, ero molto giovane e molto emozionata, e riesco ad intervistarlo. Questo lascia in me una grande traccia nella vita, che è una grande passione che non mi abbandona più. Mi permette di girare per buon parte di, per parecchi paesi dell'Africa, per ritrovare nella realtà quello che io avevo studiato sui libri. Quindi era una piccola nicchia di persone che si interessavano all'epoca di africanistica. Tra l'altro persone molto preparate e tutte quante molto spesso lavoravano con l'università, ma già c'erano persone che lavoravano anche in Africa, anche alcune imprese, ma insomma era piuttosto raro, era un altro mondo, diciamo. Il 1986 rispetto a oggi, al 2020, era un mondo senza computer, senza internet, e quindi era tutto molto più difficile. Comunque. Però ti muovevi lo stesso, ecco, non c'avevi, ti muovevi lo stesso. Sì, mi muovo lo stesso. E quindi io comincio nel 1990, faccio il mio primo viaggio in Africa,
e vado in Tanzania e Botswana e poi visito la Zambia, lo Zimbabwe, poi vado successivamente altri paesi, sono la Namibia, il Sudafrica e poi alcuni paesi del Nord Africa, il Marocco, la Tunisia e così via. E dunque, a un certo punto, cosa succede? Succede che scoppia il problema del Mediterraneo, con tutto il problema relativo all'immigrazione. Quindi, adesso il problema di scelta e passione è anche un'esigenza. Ecco, è anche un'esigenza. Qui nasce l'esigenza di creare il mio progetto. Perché mi chiamo Romana Africana? Perché, premesso che io sono romana e anche un po' africana, a parte questo, però serviva per che avevo in mente di creare un giornale a cui potessero fare riferimento tutte le notizie provenienti dall'Africa che non fossero catalogate e riportate nei mass media tradizionali. Infatti, il problema attuale è che le notizie non arrivano, le notizie dall'Africa non ci arrivano. E questo mi ha spinto a creare appunto questo strumento che si chiama poi African People Review, cioè un giornale degli africani. Ecco. E io mi sono messa in contatto con loro e ti assicuro che molte persone, ritenendo che io fossi una di loro, giustamente, sono riusciti a mandarmi informazioni e io ho potuto cominciare il mio progetto. Progetto che adesso è arrivato a compimento perché si è creata la prima agenzia di stampa sull'Africa, che è un sito informatico dove noi possiamo scrivere le nostre riflessioni, ma che soprattutto funziona come ricezione di tutte le notizie provenienti dall'Africa e da tutti i paesi africani 24 ore su 24. Ed è talmente vero questo che mancava questo fulcro, questa struttura, che ci sono stati 300, ci sono, contiamo 300.000 visitatori da quando è stato creato, quindi, e 5.000 registrati in tutto il mondo. Quindi è una grande soddisfazione ogni volta per me andare a vedere quanti visitatori Contento. ci sono. In più tu organizzi anche tanti convegni, sempre dedicati all'Africa a Roma, no? E io facevo parte dell'Istituto per l'Africa e l'Oriente, di cui appunto fanno parte molti professori dell'Università Italiana, ma non solo, anche altre persone che lavoravano nell'ambito dell'Africa. E quindi, in quanto tale, ho cercato di mettere insieme, rimettere insieme il pubblico, tutti insieme, nella stessa sede in cui c'era il vecchio istituto. Ho avuto la fortuna di essere reintegrata. E adesso abbiamo addirittura un ufficio dove ricreare questo fulcro di esperti d'Africa, ovviamente un istituto in chiave moderna, perché quello di prima era troppo chiuso e troppo legato alla storia d'Italia in Africa. Questo deve essere un fulcro, un punto di riferimento sia per africani che per italiani, e sia fatto da italiani, ma fatto anche da africani, che possano dare diciamo con concretezza ad un progetto comune e un ponte tra l'Italia e l'Africa che non si riesce a creare, tanto si possono contare ancora miriadi di morti nel Mediterraneo. Ma infatti quello che ti dicevo, l'Africa è una nazione, vedo, molto ricca, cioè ricca come territorio e ricca come cultura. Perché tutti questi ragazzi giovani, poi nel momento più bello della loro vita, invece rischiano di affrontare anche la morte pur di venire in Europa? Cosa che li spinge? Cioè è un po'... Allora, intanto c'è il mito dell'Europa, per cui queste persone vedono ormai, diciamo, la TV e da cui emerge una Europa che non è quella reale, no? E per cui pensano e sperano di trovare grandi ricchezze, cosa che non è. E molto spesso quello che succede già nei paesi africani, ossia che lasciano i villaggi per andare nelle città per trovare lavoro,
tanto che il Sudafrica è pieno di persone che lasciano i paesi intermedi all'interno per andare di nuovo ad abitare nelle ship town, township, che sarebbero le città dove venivano segregati i neri nei secoli scorsi, fino a quando c'è stata l'apartheid, vengono rioccupati da persone che lasciano i loro paesi per andare nei posti più moderni. Nel Nord Africa succede il contrario, cioè attraversano addirittura il deserto e su carri e raggiungono la Libia. Questo è il problema. Raggiungono la Libia per attraversare poi il Mediterraneo e morendo anche lungo la strada. Allora, ecco, cercano attraverso il Mediterraneo perché scappano dalle guerre. Scappano dalle guerre attualmente esistenti nei paesi africani, sotto nel Sudan c'è sempre molto, ci sono guerre continue tribali, e comunque anche l'Etiopia. L'Etiopia adesso ha fatto pace con l'Eritrea, ma sono situazioni molto estremamente delicate e che non è neanche il caso ancora di parlare, perché è bene che la situazione si normalizzi prima, altrimenti si fa più danno che altro. E in questa maniera questi giovani, specialmente le donne, i bambini, cercano di lasciare il continente in cerca di fortuna, e di fatto non la trovano, perché spesso e volentieri muoiono nel mare, e questo è da evitare. Cioè si deve cercare di realizzare una politica italiana in Africa che non c'è, perché l'istituto è stato chiuso e vi erano grandi specialisti che proprio trattavano con Libia, Etiopia, Eritrea, cioè paesi, Tunisia, Egitto, con i paesi che comunque erano più vicini al Mediterraneo, diciamo, e o all'Italia in generale. Dopodiché, in totale assenza di persone che possano, diciamo, interpretare la storia dell'Africa, perché assenti, è venuto fuori questo disastro, un genocidio, perché questo è, che non ha, che non può continuare, perché che poi se noi vediamo in Italia tanti di questi ragazzi che sono integrati, ci fa anche siamo contenti per loro, chiaramente, che magari trovano lavoro, mettono su famiglia, insomma vivono una vita integrata, però molto spesso vediamo, specie nelle grandi città, questi ragazzi vivono così, abbandonati a loro stessi. Certo, ci sono delle situazioni inenarrabili, cioè l'Italia non era pronta ovviamente a ricevere un numero così grande di ragazzi. Certo, quindi non a caso adesso per esempio è entrato come presidente onorario nella nostra ONG Gianluigi Rossi, che era presidente di Scienze Politiche, lui vuole parlare di Libia, quindi siamo in attesa di questo convegno importantissimo e delicatissimo dedicato alla situazione libica, e che appunto è un tema estremamente delicato, no? Perché riguarda anche gli equilibri tra l'Italia e la Libia, cioè la politica estera. Quindi sempre andiamo con molta calma, e comunque quello che io noto invece nella mia esperienza che va avanti nella progettualità di questo di questa struttura che sta di fatto nascendo e si sta sviluppando pure, c'è una grande desiderio da parte dei paesi che hanno avuto contatti storici con l'Italia di rientrare, cioè di riparlare, ricomunicare con lo Stato italiano per creare dei rapporti appunto tra, per esempio, tra l'Etiopia e l'Italia, tra l'Eritrea e l'Italia, anche se in Eritrea c'è una situazione particolarissima dove noi in Italia abbiamo molti rifugiati politici, cioè tutti gli eritrei esistenti in Italia, che circolano in Italia, sono tutti scappati dall'Eritrea. L'Eritrea è molto chiuso, è un paese molto chiuso e c'è una dittatura, quindi insomma è un po' difficile, diciamo, affrontare. Ci sono alcuni rappresentanti dell'Eritrea anche nel nostro gruppo, e mano a mano io voglio curare la edizione di questa rassegna, che si chiama Rassegna di Paesi e Genti d'Africa,
dove verranno descritti tutti i paesi dell'Africa uno dietro l'altro, con il contributo di specialisti, africanisti, studiosi di Africa, che ci potranno dare anche un profilo storico, geografico, appunto, geopolitico di questi paesi, e l'ausilio di africani, di ragazzi, giovani, rappresentanti di associazioni che, africane in Italia. Useremo, appena sarà possibile, ricominceremo a fare questo tipo di convegni. Senti, invece i tuoi progetti così, mo c'è stato il lockdown, per cui siamo stati tutti a casa. A settembre riprenderai di nuovo i tuoi viaggi con i convegni? Sì, sì, sì. Allora, adesso purtroppo è chiuso il lockdown, cioè, e rimane la regola valida dal grande fino a settembre. A settembre ricominciamo la nostra attività, speriamo. E, ripeto, in progetto ci sono convegni sul Congo RDC, Repubblica Democratica del Congo. Avremo il contributo di Mukuna Samulomba, che è questo professore del Congo, che fa parte del nostro gruppo, del comitato scientifico, e poi io interverrò sulla letteratura inglese che parla di Congo RDC. Parlerò di Heart of Darkness di Conrad. In questa maniera daremo, no, una visione anche storica del paese, e poi assolutamente parleremo di lingua, cioè questo è il secondo argomento. Ed inoltre siamo pronti anche a parlare di Mali, in questo ordine, e poi ancora probabilmente seguiranno ovviamente altri paesi, la descrizione di altri paesi. Abbiamo già affrontato lo Zimbabwe, questo è stato il primo paese che abbiamo trattato, che oltretutto vive quotidianamente dei cambiamenti politici, perché dalla morte di Mugabe, anche quello è stato, diciamo, un momento storico politico molto difficile, no? Per lo Zimbabwe, soprattutto perché Mugabe è stata anche una figura molto criticata nell'ambito africano. Dopodiché ci sono stati dei grandi cambiamenti politici e il governo dello Zimbabwe ha subito ribaltamenti di vario tipo. E infatti seguiamo anche questa parte della storia attuale di questi paesi, cercando di avere un'idea più generale di quello che succede. Ecco. Bene, senti, allora io sono tanto lunga, sennò poi è un po' complicato avere tanti ascoltatori. Intanto ti ringrazio per questa conversazione, vediamo di vederci presto. Va bene, speriamo di avere il tuo contributo prezioso anche nei nostri convegni. Sicuramente, appena ci fanno uscire di casa in modo... perché io a Roma non sono ancora venuta, giusto per una volta per una manifestazione, però sono venuta in macchina, eccetera. Perché ancora ho paura con gli autobus, magari non trovi posto, ti fanno salire che abbia tanto fuori Roma, diciamo un po'... Allora, ho un po' paura. Ci sarà questa manifestazione... Che giorno è oggi? Oggi è il 6. L'11 giugno, giovedì, Gemma Vecchio di Casa Africa ci ha invitato a partecipare alla manifestazione che si terrà a Piazza Barberini per l'assassinio di George Floyd. Giovedì 11 giugno dalle 15.30 alle 19.30 a Piazza Barberini. Ci sarà una manifestazione. Se riesco a venire. Bene. Ok, va bene. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Ciao.